Inizialmente la villa apparteneva a una famiglia svedese o danese, mi pare. Poi stranamente fu disabitata. Sta aspettando qualcuno? No, sono sola. Vengo sul suggerimento del signor Salieri. È da quando sono piccola che sento di strane leggende tramandate su Villa Enskog. Leggende? Prima le sentivo per bocca dei miei genitori. E poi anche dagli altri abitanti del villaggio. Pare che intorno al 1800 questa villa appartenesse a un fisico che conduceva esperimenti astrologici. Ma pare che questo svedese avesse evocato grande di